Ben ritrovati amici di Safe Drive, come vi dicevo solo pochi istanti fa, una puntata molto ricca, densa di grandi novità e scoperte? Beh, in un certo senso sì, perché gli addetti ai lavori conoscono già molto bene questo marchio BYD, ma oggi l'obiettivo di Safe Drive è di farlo conoscere anche al grande pubblico e naturalmente per farlo noi diamo una mano, ma chiaramente abbiamo chiamato Gianmaria Adamo, che è il Country Manager di BYD per l'Italia. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. E supporto naturalmente, come sempre, preziosissimo Paolo Artemi, collaboratore del Corriere della Sera e vicepresidente UIGA. Ben arrivato Paolo, ben ritrovato. Grazie dell'invito, grazie Andrea e ben visto al nostro amico Gianma. Allora, un passo alla volta, ci sono diverse cose da raccontare. Dicevamo, gli addetti ai lavori hanno già avuto modo di conoscere ampiamente questo marchio, già presente in Italia, arriviamo dal Salone di Monaco, insomma, tanti episodi fondamentali. Però è ovvio che il grande pubblico, chi non è avvezzo naturalmente alle dinamiche del mondo automobilistico, magari questo nome insomma, sta iniziando a sentirlo, ma ancora non lo conosce bene. In realtà BYD è una grandissima impresa industriale, naturalmente con una grande tradizione, quindi io partirei dal tracciare quello che è un po' il profilo aziendale prima di arrivare ai vostri prodotti, alle vostre auto. Assolutamente tutto vero, BYD è un gruppo che muove i suoi primi passi in questi ultimi mesi qua in Europa, ma in realtà ha una storia alle spalle molto importante. Muove i suoi primi passi nel 1995 come ricerca e sviluppo e produzione di batterie. Batterie che avevano un'applicazione nel tutta quella che era l'elettronica di consumo, quindi device piuttosto che cellulari, portatili, e addirittura arrivare fino a circa il 25% delle batterie o delle componentistiche presenti nei device a livello globale sono di BYD. Ma poi nel 2003 ha fatto anche un passaggio nell'automotive, acquisendo un impianto produttivo, e quindi nel 2005 ha iniziato a questo percorso lanciando la F3DM, che è stata la prima vettura plug-in presentata al Salone di Ginevra all'epoca, e da lì poi è entrata appunto anche in altre divisioni, quindi BYD è sicuramente batterie, è sicuramente automotive, quindi passenger car, ma anche veicoli commerciali, bus elettrici, che sono già operativi in Italia anche da diverso tempo, e poi anche sistemi di trasporto pubblico inteso come trasporto ferroviario, quindi abbiamo in alcune città nel mondo dei railways, delle monorotaie, che appunto permettono di elettrificare le varie soluzioni di mobilità che oggi sono disponibili. Diciamolo, in Cina è un'impresa fondamentale BYD. Beh, sicuramente è un player molto importante, ma noi riteniamo essere un'azienda sempre più globale e quindi oggi ci è stato riconosciuto il ruolo di leader in tutto quello che sono i cosiddetti New Energy Vehicle, che è una dicitura che rappresenta le vetture elettrificate con una batteria che può essere caricata, e quindi mi sto riferendo al full electric piuttosto che al plug-in hybrid. Paolo, è un profilo importante che giustamente abbiamo invitato a raccontare per rendere al nostro pubblico l'idea di che cosa si tratti, un vantaggio non da poco in una fase di elettrificazione dell'auto. È un'azienda che adotta la politica dei piccoli passi. Le aziende cinesi, le aziende asiatiche hanno questo tipo di capacità di arrivare sul territorio e di costruire una relazione col territorio che non è aggressiva. Cioè, infatti oggi noi della BYD conosciamo l'aspetto dell'automobile e ci siamo già dimenticati, noi italiani, tutto quello che c'era prima. E qui vediamo che anche nel mondo dell'automobile non abbiamo sentito proclami. Noi regaliamo le automobili, noi facciamo le automobili più belle del mondo. No, sono entrati in questo mercato italiano con una macchina molto interessante, la vediamo qua dietro di me, che si chiama Atto 3. Sono entrati con la macchina che in questo momento è la più agognata sul mercato, la crossover, perché hanno anche le berline, hanno anche tutte le tipologie di macchine che stanno per arrivare, poi magari ce le racconterà il nostro ospite. Ecco, questa è un'azienda destinata a raccontare una realtà diversa delle macchine, improntata a quella che è il nuovo modo di interpretare la mobilità, l'automobile elettrica.
Lato 3, la gamma, ne parleremo naturalmente nel corso di questa puntata, però una curiosità, perché abbiamo sentito elettrico, BEV, full electric, quindi ibride. Ecco, mi sembra di capire che in questo momento l'orientamento sia di avere le ibride anche in Cina naturalmente. In Italia per ora no, soltanto full electric. Magari avremmo immaginato, non dico l'opposto, ma forse sì. Come mai questa scelta? Ed è una scelta temporanea oppure quasi definitiva? Allora, diciamo che partire da un importante cambio di strategia che ha avuto l'azienda nel marzo dell'anno scorso, in cui fondamentalmente è stato annunciato che BYD avrebbe interrotto, anzi ha interrotto, la produzione di vetture con motore endotermico tradizionale. Certo. Oggi fondamentalmente la gamma BYD è una gamma, come si diceva, full electric e plug-in hybrid, soprattutto nel nostro mercato domestico, e anche al Salone di Monaco abbiamo anche esposto un telaio che faceva vedere appunto la tecnologia DMI, che sta per Dual Mode Intelligent, dove praticamente vi è una perfetta integrazione tra tutto quello che è il meglio della tecnologia elettrica, quindi una drive unit e le batterie, con anche un motore endotermico da 1500 di cilindrata, che permette di avere un'elevatissima efficienza. Quindi è già presente la tecnologia in casa, si vedrà se appunto anche per il mercato europeo, per il mercato italiano, possa arrivare qualcosa. Ad oggi non sappiamo ancora quali sono i possibili prodotti e date di lancio. Sicuramente BYD fa della integrazione verticale uno dei propri fattori critici di successo. Noi oggi produciamo buona parte delle componenti che vengono utilizzate nelle nostre vetture e in particolar modo, appunto, grazie alla nostra expertise nel mondo delle batterie, sicuramente quella è una parte molto importante, ma insieme alle batterie poi parliamo anche di drive unit, quindi noi abbiamo brevettato questo 8-in-1, quindi 8-in-1, che è un motore che incorpora in un unico blocco tutta una serie di elementi che normalmente vengono divisi. Questo ne permette di avere una dimensione più compatta, un minor peso e anche una maggiore efficienza. Oltre ai motori abbiamo anche poi i semiconduttori, che negli ultimi mesi sappiamo bene essere stati un po' oggetto di difficoltà nell'approvvigionamento per tante case automobilistiche, e poi tutto quello che sono i gruppi di controllo elettronico. Quindi il cuore pulsante di una vettura elettrica fondamentalmente avviene con componentistica BYD. Questo inoltre permette di avere una migliore integrazione tra componenti e prodotto finale, quindi che si traduce poi in una maggiore efficienza a beneficio dei nostri clienti. E al contempo permette di avere anche delle efficienze nelle economie di scala che permettono fondamentalmente di essere più interessanti anche da un punto di costi, ma soprattutto anche per un discorso di adattamento rispetto a quelle che possono essere poi le nostre vetture. Assolutamente. Paolo, anche questo tema è molto interessante, un po' sul filone di quello che stavamo affrontando inizialmente, anche perché è difficile trovare esempi simili così completi guardando un po' il vecchio continente. Beh sì, soprattutto in questa nuova tecnologia dove i costruttori europei, lo sappiamo, sono un po' in ritardo, anche se poi l'automobile elettrica in questo momento è messa un filino in discussione, non perché non sarà l'automobile del futuro, ma perché alcuni costruttori europei, in particolare alcuni paesi che costruiscono automobili di tipo tradizionale, vorrebbero che ci fosse un accompagnamento da parte delle nuove tecnologie a quelle che sono le vecchie tecnologie, in modo che non nel 26 o nel 30 si finisca in pratica di fare automobili a combustione. Detto questo, però, vale la pena di sottolineare quello che sta facendo BYD in questo momento in Italia. Questa politica di arrivare e di fare conoscere le sue macchine, cioè fare conoscere le sue macchine in modo che i consumatori si avvicinino a un marchio completamente nuovo. Costruire una rete di vendita di automobili, utilizzare la digitalizzazione, avere la capacità di dare molte risposte andando semplicemente sul web e battendo la parola BYD,
Ma in molti italiani dicono BID perché mica sta lì, BYD. Insomma. Secondo me, vendendo bene, si può anche sorvolare su questa cosa, probabilmente. Ecco, probabilmente. La macchina che c'è stata. Immagino di sì. Hai toccato temi molto interessanti, lì ribalto, diciamo, dall'altra parte. Quindi vado a chiedere intanto a livello di gamma, atto 3, ma che cos'è previsto poi per l'Italia, quali sono i progetti e temi fondamentali, appunto, le strategie, quindi sul nostro territorio. C'è solo l'online, c'è la rete vendita, ci sarà una rete più capillare, come pensate di agire? Perché poi è vero, i piccoli passi, ma i tempi poi anche stringono quando si parla di mercato, naturalmente. Assolutamente. Allora, noi, partendo dalla gamma, noi oggi abbiamo in gamma l'atto 3, quindi quella che abbiamo qui alle spalle, alle mie spalle, piuttosto che la BYD An, quindi una berlina di segmento E, quasi 5 metri di lunghezza, oltre 500 km di autonomia, quindi una sedan che sicuramente vuole soddisfare esigenze di lunghe percorrenze in tutto comfort. Abbiamo già annunciato anche la BYD Dolphin, che è una vettura di segmento C, una hatchback, quindi sicuramente un segmento che nel mercato europeo è molto importante, e questa arriverà nelle prossime settimane presso le nostre concessionarie. E infine abbiamo avuto anche al Salone di Monaco la BYD Seal, che è una berlina di segmento D, 4,8 metri di lunghezza, con un grosso carattere sportivo e tecnologico. Stiamo parlando di una vettura da oltre 500 cavalli di potenza nella sua versione più sportiva, una trazione integrale, oltre 570 km di autonomia, quindi ci sono tutti gli elementi per anche qui entrare in un ulteriore segmento. E poi abbiamo anche mostrato in anteprima la BYD Seal U, dove U sta per utility, che invece è un segmento di un SUV, 4 metri, anche questo è 8 di lunghezza, quindi strizza l'occhio sicuramente alla famiglia che ha bisogno di esigenze, che ha esigenze di spazio superiori rispetto all'atto 3, viaggiare in totale comfort, lunghe percorrenze, quindi una gamma che sicuramente si sta articolando per rispondere a esigenze del cliente diverse tra di loro. Ma col contempo ci sarà facilitare. Tutta, chiedo scusa, in Italia avremo a disposizione tutti questi modelli? Assolutamente sì, la SEAL arriverà nel quarto trimestre di quest'anno, viceversa la SEAL U arriverà nel primo trimestre dell'anno prossimo. Quindi. L'atto 3 però fa un po' da rompighiaccio, come diceva Paolo all'inizio, è il modello giusto adesso anche per il mercato europeo italiano? Sicuramente atto 3 è un SUV di segmento C, che è il segmento che in Italia ne fa da padrona fondamentalmente. In questa tipologia di vettura, quindi l'atto 3 piuttosto che anche la Dolphin rientrano perfettamente in quel tipo di dimensioni che il cliente italiano cerca. Scusa un secondo Paolo, terminiamo col discorso invece della strategia di vendita, che vuol dire essere online, sul territorio, se sì, sul territorio in che modalità? Per noi il territorio è assolutamente importante, tant'è vero che abbiamo deciso per adottare una rete di vendita con un modello tradizionale, quindi stiamo parlando di concessionari, e proprio sin dal lancio abbiamo siglato una partnership con tre importanti gruppi, quindi il gruppo Auto Torino, il gruppo Barchetti piuttosto che il gruppo Intergea, come primi player con cui lavorare. Ovviamente non saranno gli unici, stiamo siglando accordi anche con ulteriori gruppi e per avere una copertura anche al centro e al sud Italia, quindi per noi il concessionario ha sicuramente un ruolo chiave nel nostro mercato, nel mercato italiano, perché sono gruppi che hanno una certa storicità sul territorio, hanno una conoscenza del cliente e quindi sono in grado di offrire un servizio a 360 gradi che non si limita quindi soltanto alla vendita dell'auto, ma a seguire il cliente anche successivamente nel post vendita, nell'assistenza e dare quella tranquillità anche ai clienti italiani che decideranno di riconoscerci la volontà di acquistare la nostra vettura. Paolo, abbiamo avuto un quadro sicuramente molto completo, però da italiani gettiamo lo sguardo al design, come è giusto che sia, e dobbiamo dire che il design è molto interessante, insomma, perché in effetti, a quanto pare, BYD anche su questo ha ragionato bene e si è mossa in maniera molto
intelligente, secondo me. Sì, in linea di massima era un po' il concetto che volevo esprimere anch'io, e sono d'accordo anche sul discorso che dopo questa grande ubriacatura con SUV e crossover, magari sia ritornato il momento di rivedere le berline, di rivedere magari le hatchback o una berlina un filino più alta da terra, cioè trovare delle soluzioni di questo tipo. Comunque, dal mio punto di vista, le idee ci sono. E ne voglio citare due della macchina che sta dietro di me, sì. Questa Atto 3. Cioè, ci sono queste, cioè, per esempio, c'è una scritta dietro che su questa macchina dice Build your dreams, costruisce i tuoi sogni. È scritto dietro. Questa macchina serve a costruire i sogni di chi se la compra. E l'altra cosa molto divertente è per i suonatori di basso o di chitarra, sì. Perché se aprono la porta trovano tre cordicelle, tre elastici, che hanno proprio l'impronta e il suono del dum 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 dum, e possono farsi un bel blues. E qui vale la pena. Ci assicurano anche ben accordati. E sono anche ben accordati, secondo uno dei nostri esperti cameraman, che se l'è suonata, ha detto che sono anche molto ben accordate. Beh, essendo in chiusura, chiedo allora un commento anche su questo. Fa parte della comunicazione, fa parte del provare a raccontare lo spirito? Beh, abbiamo parlato di tecnologia, ma sicuramente anche il design. E noi, in quanto italiani, diamo moltissima importanza a questo. A me piace dire che, in un certo senso, il design delle nostre auto parla anche un po' italiano. Voglio essere anche un po' provocatorio. Perché lo dico? Perché abbiamo a capo del nostro Global Design Center Wolfgang Hegger, un designer che ha avuto una grandissima esperienza, sì, per marchi europei, ma anche per marchi italiani. Torino ha lavorato. Quindi, appunto, e anche per gli interni, fondamentalmente abbiamo Michele Paganetti, che è uno svizzero italiano, anche lui a capo del centro stile per gli interni di un altro brand europeo, un brand premium europeo, per cui anche lui ha dato un po' una sua connotazione negli interni delle nostre auto, e quindi anche, appunto, dettagli particolari come le corde che sono nel vano portaoggetti lungo le portiere, piuttosto che altri elementi che richiamano il fitness, vogliono dare, appunto, un design distintivo, quindi non soltanto linee pulite, molto minimalistiche come si vedono in altri brand, ma anche un po' più di personalità anche in questo. Una bella storia che continueremo naturalmente a raccontare anche qui a Safe Drive. Siamo in chiusura per questo studio, quindi ringrazio Gian Maria Damo, che è Country Manager per BYD Italia. Grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie per essere stato con noi, e grazie di cuore come sempre anche Paolo Artemi. Grazie mille, Paolo. Farei una piccola eccezione, ricordatevi il vecchio concetto: le automobili si provano e poi si capisce con che cosa si ha a che fare. Provatela questa macchina. Fai bene a ricordarlo, perché non è sempre così scontato al giorno d'oggi. Per quanto mi riguarda, invece, salutati i nostri ospiti, siamo appunto in chiusura, ma soltanto di questa prima parte, poi arrivano tutti i servizi della puntata, e poi ci ritroviamo naturalmente ancora per lo studio più tardi. A dopo, ciao!